Lavori non pagati, così come la spesa nei negozi e le colazioni nei bar. E i contadini, se volevano indietro i propri attrezzi agricoli, dovevano pagare. Chi si opponeva avrebbe ricevuto minacce e in qualche caso sarebbe stato anche picchiato. Per questo sei giovani italiani rom, con un'età compresa tra i 20 e i 35 anni, sono stati indagati per rapina ed estorsione, tentata e consumata, oltre che per le lesioni e violenze private nei confronti di almeno una ventina di cittadini che hanno riferito alle forze di polizia quanto sarebbe accaduto a Foligno, zona Sant'Eraclio, tra il 2019 e il marzo scorso. Sono stati gli agenti del commissariato e i carabinieri di Foligno a illustrare nel dettaglio che ha portato in carcere due giovani, mentre per altri tre è stato disposto l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Per il sesto indagato non sono state invece disposte misure. Ascoltiamo il dirigente della polizia, Bruno Antonini. Non è stata semplice. Non è stato semplice perché? Perché abbiamo, diciamo, il personale sia del commissariato che dei carabinieri hanno, diciamo, dovuto aprire una breccia in questo muro di omertà, di silenzio, che gravitava su questo gruppo, diciamo, di persone. Sono 15 nuovi positivi al Covid accertati in Umbria il 13 luglio. Nell'ultimo giorno non ci sono stati morti. I tamponi analizzati sono 1698 e 2696 i test antigenici. I guariti sono stati 17, quelli attualmente positivi ora 623, due in meno. Stabili i ricoverati negli ospedali. Il 2020 è stato un anno pesantemente condizionato dal Covid, che ha dunque avuto effetti anche sull'azione di governo, ma è motivo di orgoglio aver inciso su tanti problemi della regione, anche in sanità. Lo ha detto la presidente dell'Umbria Donatella Tesei intervenendo in assemblea legislativa sullo stato di attuazione del programma di governo. Ascoltiamola. Abbiamo già, gettato le basi per molte cose, a partire proprio dall'istruzione, a tutti i livelli e in tutti i gradi. Il sostegno che abbiamo messo è molto rilevante, ma perché crediamo molto in questo settore, che è un motivo assolutamente di crescita. Ma stiamo lavorando per mettere a disposizione delle nostre imprese tutto ciò che è necessario, con bandi finalizzati alla crescita, finalizzati alla creazione di filiere che sono fondamentali in questo momento, e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Questo è quello che vogliamo fare, questo è quello che faremo, e naturalmente io spero che su queste questioni ci sia una condivisione da parte di questo Consiglio. I lavoratori del trasporto pubblico locale denunciano una politica miope, incerta, sorda, saccente e superba e lo hanno ribadito questa mattina in Piazza Italia, Perugia, insieme ai sindacati. Hanno pure chiesto udienza al Consiglio regionale e agli assessori, ma nessuno li ha ascoltati. Si parla di un taglio orizzontale sul ramo che, se confermato, ammonterebbe a 3 milioni e mezzo di euro annui. Il taglio annunciato peserà inevitabilmente sui posti di lavoro e lascerà molti territori umbri sprovvisti di servizio pubblico. Questa regione ha necessità invece di rilanciarsi dal punto di vista del trasporto pubblico locale. Non può essere tutto estremamente basato sui bilanci. Noi abbiamo delle comunità in questa regione, nelle aree più remote, hanno il diritto di essere raggiunti da un mezzo pubblico. Evitiamo che anche qui arrivi il Far West, quello dei licenziamenti selvaggi, che purtroppo abbiamo già visto in varie parti d'Italia, e quello di una ricostruzione post-sisma che esclude i lavoratori e le loro rappresentanze dal tavolo. Non è questo il modo per ripartire dopo un anno e mezzo di pandemia. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il segretario generale della CGIL di Perugia, Filippo Ciavaglia, che ha voluto fare il punto insieme alla segreteria provinciale sulle due grandi sfide che il territorio si troverà ad affrontare nei prossimi mesi. Che è indispensabile, necessario una legge quadro che sia ante, non poste calamità, che non riguarda solo il sisma, riguarda le alluvioni, gli incendi in questo momento. Quindi è importante anche l'intervento, come dire, degli enti locali a sostegno di questa nostra proposta e in modo particolare anche del quadro dei parlamentari. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha visitato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche in occasione della presentazione del Piano Strategico 2021-2026. L'incontro è stato un momento di confronto tra quelle che sono le necessità dell'Istituto, il suo ruolo e le prospettive. Torniamo lentamente alla nostra funzione principale, che peraltro non abbiamo mai del tutto abbandonata. L'ente che io ho trovato è un ente che va bene, che noi rafforzeremo e miglioreremo in alcune attività. Miglioreremo le attività come i centri di referenza nazionale che il Ministero della Salute ci ha assegnati, e cito uno in particolare, quello delle pesti suine, che è un argomento di cui molto spesso noi sentiremo parlare anche in futuro, perché è una minaccia per le nostre produzioni, trattandosi di una malattia che colpisce sì il comparto suinicolo, ma che può mettere in ginocchio l'intera filiera dell'industria alimentare del comparto suino.
Gioco a scacchi come una professionista, sfido chiunque a sedersi al tavolo con me, sono imbattibile. Ad essere convinta, anzi no, convintissima, è Ilona Staller, in arte Cicciolina, la ex porno diva, ex parlamentare, star della TV di origine ungherese, giocherà a scacchi a Perugia nell'ambito di una iniziativa per salvare Frigolandia. La singolare gara, dove la Staller giocherà con quattro specialisti ancora da individuare, si terrà il 25 di luglio alle 21 nei pressi di quello che è a tutti gli effetti il Teatro Sant'Ercolano di Perugia.